I love new. Centrosuono 101.3. Silvano, sempre riprendendo un passo del testo della tua canzone, ti vorrei fare questa domanda: cosa è giusto per Coez? Perché tu lo ripeti nel testo, no? Ma fondamentalmente anche il fatto, io non dico cosa è giusto per me, però non è che c'è sempre una linea guida, secondo me, nella vita. In quel momento ti senti di fare quella cosa, è giusto che tu lo faccia. Parlo magari della mia situazione, forse pensavo un po' più a livello, ecco, lavorativo, però io poi alla fine parlo sempre di vita in generale quando scrivo. Dietro alla fine c'è sempre un significato più grande. No, certo, è un ragionamento che si può applicare un po' a tutto, insomma. A tutto, no? Cioè all'amore, alla famiglia, a tutto quanto. Centrosuono 101.3. I love new. I love new. Di parte. No, vabbè, ma infatti quello che ci viene da chiederti è: dove trova la donna tutta questa forza per combattere le sue battaglie? Qual è la sua marcia in più rispetto all'uomo? Noi ammettiamo effettivamente la nostra debolezza in questo. No, ma io non credo, sai, cioè io volevo dire questo, cioè non credo che si tratti di marcia in più o in meno. Io credo che le donne abbiano determinate cose e gli uomini altre, ed è proprio dall'unione che si riesce a combinare qualche cosa di buono. Voglio dire, io molto spesso ci tengo a precisare che la nostra è appunto un'associazione che in modo molto moderato vuole portare avanti queste tematiche, nel senso che, sai, molto spesso quando si parla di associazioni femminili, cioè ideate, pensate da donne, sì, per le donne, si cade nella retorica del femminismo, che vuol dire tante cose. In realtà, come ha detto Rita Levi di Montalcini, come nella testa, nel nostro cervello, c'è bisogno dell'emisfero sinistro, di quello destro, come per avere una visione tridimensionale c'è bisogno dell'occhio sinistro, di quello destro, e così per tutto il resto. Ovviamente per avere un futuro migliore, per avere una bella società, per creare veramente delle cose belle e buone di cui essere orgogliosi, secondo me c'è bisogno tanto dell'uomo quanto della donna. L'unica cosa è che a volte la donna si trova a dover combattere un po' di più perché ci sono ancora dei pregiudizi un po' culturali, sì. E quindi è solo quello, ma lungi da noi il voler chiedere favoritismi soltanto o agevolazioni soltanto perché siamo donne in quanto donne, cioè no, ci vuole la donna e ci vuole l'uomo, questo. Centrosuono 101.3.